Cari amici, oggi a grande richiesta cercherò di farvi capire che cosa sono le MMA, con alcuni ospiti che giustamente ci daranno il loro punto di vista e ci faranno capire dalla base cosa sono le MMA in Italia e cosa sono le MMA in generale. Perciò da qui vi racconteremo qualcosa sulle MMA. Se avete domande o altro, scrivetelo nei commenti. Mi raccomando, come al solito, lo Shape Shake 2.0. Ragazzi, dall'1.0 al 2.0 c'è stato un cambio importantissimo. Il prodotto rimane più cremoso, più nutriente, più buono, perciò provate lo Shape Shake 2.0 perché vi va a fare un complemento di pasto o un sostituto di pasto anche nei momenti in cui magari state fuori, avete un po' di difficoltà dopo l'allenamento, prima dell'allenamento, per strada, in montagna, in vacanza. Non avrete più scuse per mangiare male. Ma sto fuori, mo mi mangio lo paninazzo. No, ti puoi portare lo Shape Shake e puoi risolvere qualsiasi tuo problema di alimentazione. Per non dimenticare, ragazzi, Endurance Drink. Ovviamente basta aggiungerlo alla vostra acqua e avrete un prodotto che vi restituisce l'energia durante la performance. Vi state allenando, avete corso, avete sudato, vi siete fatti una passeggiata sotto il sole durante l'estate, una scarpinata, una scampagnata in montagna. L'Endurance Drink è il prodotto che fa per voi. Perciò vi ricordo, Foodspring, sponsor di Scuola di Botte, trovate il link in descrizione che va usato col codice sconto per avere il massimo degli sconti. Chiediamo a un fighter di MMA di non fare lo spiritoso. Chiediamo a un fighter di MMA che cosa sono le MMA per lui, come le ha vissute, come è iniziato, qual è stata l'evoluzione. Le MMA sono forse la più grande sfida che un atleta sport da combattimento può fare, perché ti metti alla prova su tutte le discipline ed è sicuramente, chi è campione MMA è tra i uomini più forti del mondo. Campione di MMA dell'UFC è sicuramente l'atleta più forte del mondo, perfettamente è regolamentata, tutti i colpi scorretti non si possono fare, però è il massimo livello di un confronto che un atleta di sport da combattimento può avere. Infatti è proprio nato per questo sport, per vedere chi era, qual era l'arte marziale migliore e chi era il più forte. C'è un confronto tra tutte le arti marziali, quello che vinceva era il più forte. Esatto. E tu come hai iniziato a fare queste MMA? Guarda, ci sono finito in palestra, io purtroppo fortuna, c'è uno dei miei migliori amici che è uno che cambia sport una volta all'anno, Giovanni Vinelli, ora fa paddle, pensa te. Da MMA a paddle, perché ogni anno cambia sport Giovanni. E io per fortuna sono capito un anno in cui volevo provare l'MMA, l'amore a prima vista, e mi ha cambiato la vita. Io prima fumavo e facevo le canne, no? Invece mi ha completamente, diciamo, dato una disciplina, mi ha aiutato a risolvere i miei problemi. Ti ha dato un lavoro? Ha dato un lavoro. Ho fatto purtroppo conoscere Cicalone, questa è l'unica cosa che purtroppo, vabbè, negativa, qualcosa deve succedere, però mi ha fatto diventare uomo fondamentalmente. Perciò quello che legato alle MMA, che uno pensa che è uno sport violento, che è qualcosa che può incitare i ragazzi a fare del male, tu lo smentisci in questo modo dicendo che ti ha fatto diventare una persona corretta. Poi non hai anche detto che sei pure padre di famiglia, cioè due figli, sempre dopo che hai iniziato le MMA. Questo sì, certo, ma io penso che molti parlano di violenza non conoscendola, no? Violenza è quando violi i diritti di qualcun altro, quando fai qualcosa ad una persona contro voglia. Cioè, ora per me la massima forma di violenza sono, per esempio, i commenti che vedo sotto alcuni post, no? Il famoso cyberbullismo, quella è violenza. Due atleti che vogliono dimostrare quanto sono forti, quanto sono completi, quanto sono intelligenti, perché l'intelligenza si vede anche là sopra, non hanno niente a che fare con la violenza. Anzi, c'è anche del rispetto, perché poi c'è un grandissimo rispetto tra gli atleti. C'è tantissimo rispetto, fondamentale. Come sono viste le MMA dalle persone estranee? Cioè, c'è questo mito delle MMA, tanti non le conoscono, no? Qual è l'idea che si fanno le persone delle MMA, non essendo praticanti di sport a combattimento, non essendo persone che frequentano determinati ambienti o che guardano determinati programmi? La maggior parte delle persone la vede come una cosa violenta, come una cosa di esaltati, specialmente ultimamente per alcune cattive pubblicità che hanno fatto. Ne parlano a sproposito, senza non lo togliere dal pugilato, no, sono solo il pugilato, quello è un'altra cosa. Specialmente in Italia c'è molto pregiudizio, questa poi d'altronde è la mia battaglia principale.
C'è anche un limite, secondo me, visivo, me che è la gabbia. La gabbia che è molto la gabbia ti dà idea di chiudemo due lì dentro, e infatti tante volte gli ignoranti dicono se chiudemo in gabbia, come se chiudersi in gabbia fosse, invece la gabbia è una tutela per l'atleta. Tutela per l'atleta, perché se fai sul ring si cade giù, esatto, gli atleti, cioè, sono fatti male cadendo giù. Ci sta molta poca conoscenza di questa roba, ma come sempre seguiremo gli States e tra 5-6 anni finalmente gli atleti avranno la giusta gloria che meritano, è solo questione di tempo. E tu che ti aspetti per il tuo futuro? Con le MMA ovviamente. No, io non mi aspetto niente, sono grato di fare questo sport nella vita, sarò devoto a questa disciplina tutta la vita e per me è già tanto questo. Hai capito che umiltà, Alessio? Ma lui è fare, infatti vanno sempre insieme. Ma allora, io sai che voleva Canalis. Voleva accostarsi con la Canalis, perché così devi aver dato giusto. Sì, perché non lo sai, Mattia, che è così. Adesso chiediamo anche a Saverio Longo, che è il presidente della FIGMA, che è la federazione delle MMA in Italia, che cosa sono le MMA. Cosa sono le MMA in Italia in particolare, perché partendo dalle MMA a livello internazionale cerchiamo di capire che cosa sono in Italia e tutte le domande che spiegano un po' le MMA a tutti i profani. Ok, grazie dell'opportunità che mi dai, insomma, Simone, per spiegare al tuo grande pubblico di fans qualcosa di questo sport, no? Che pochi conoscono, però tanti giudicano e criticano anche, e questo non è bene, perché uno dovrebbe informarsi bene. Io parlo soprattutto di tanti giornalisti che negli anni passati hanno scritto articoli, descrivevano, illustravano questo sport come combattimenti di due esseri umani feroci che in una gabbia, senza esclusioni di colpi, in mezzo a un lago di sangue, ma non è questo lo sport. La MMA è uno sport in pratica che riunisce tutti gli sport di combattimento, cioè tutti i colpi, le tecniche di tutti gli sport di combattimento danno il bagaglio tecnico allo sport dell'MMA. Come sono nate le MMA? Le MMA sono nate in Brasile, il popolo brasiliano è un popolo molto pragmatico. Le domande che ci facciamo noi quando eravamo ragazzini, no? Qual era? Ma è più forte quello che fa karate o quello che fa box? È più forte quello che fa judo o quello che fa lotta? È più forte quello che fa kung fu o pugilato? Che hanno fatto? Hanno messo degli atleti di diversi sport di combattimento, questo stiamo parlando degli anni 40, gli anni 50 del XX secolo, cioè dell'altro secolo, hanno messo atleti di sport di combattimento differenti e facevano combattimenti interstile, quindi c'era il pugile contro il lottatore, il judoka contro il karateka, e piano piano che è successo? È nato un nuovo sport. Perché il karateka ha capito che solo con le sue tecniche non poteva vincere in un combattimento totale e quindi ha iniziato a studiare la lotta. Il lottatore ha capito che non poteva vincere in un combattimento totale senza i colpi, ha iniziato a fare la box, la kickboxing. Quindi è stato creato questo nuovo sport di combattimento che si chiama Mixed Martial Arts, arti marziali miste. Ma prima si chiamava Valetudo. Valetudo, come ho detto prima, era all'inizio in Brasile, infatti la parola Valetudo si chiama Vale Tutto, esatto. In Brasile è nato questo sport, diciamo. I più grandi promotori di questo sport sono stati i membri della famiglia Gracie, che erano una famiglia di artisti marziali, hanno imparato il jiu-jitsu e il judo dai giapponesi che sono andati a vivere in Brasile e hanno creato un nuovo stile di combattimento che si chiama il Brazilian Jiu-Jitsu, e loro hanno iniziato a sfidare i combattenti di altre discipline e quindi da lì poi si è sviluppato il Vale Tudo in Brasile. Una persona di questa famiglia, che si chiama Rorion Gracie, in America ha trovato un finanziatore, insomma, che ha creduto nel suo progetto. Nel 93 si è svolto in America il primo UFC. UFC oggi è un marchio che tutti conosciamo, è la più grande forza azienda, una delle più grandi aziende commerciali del mondo nell'ambito sportivo. Ultimate Fighting Championship, sono MMA professionistiche che vendono i pay per view in tutti i paesi del mondo. E quindi abbiamo ovviamente incassi milionari, atleti come i nostri Alessio e Marvin che stanno all'UFC, che sono famosi in tutto il mondo. Noi ci occupiamo sia del professionismo, ma in particolar modo del dilettantismo, come tutte le federazioni sportive. Più di 10 anni è nata l'IMMAF, che è la federazione mondiale di MMA, da cui siamo riconosciuti noi. Si sta occupando di sviluppare branca, il ramo dilettantistico di questo sport. Cioè, il dilettantismo che cosa c'ha rispetto al professionismo? È uno sport con delle regole un po' più restrittive. Per esempio, non si possono dare le gomitate alla testa, non si possono dare le ginocchiate alla testa, e sono già due limitazioni abbastanza grandi per chi conosce questo sport. Si combatte con una maglietta attillata invece che a petto nudo. Questa è la forma dilettantistica, e per me è un po' come avviene nel pugilato. Esatto, come il pugilato,
che si fa prima tutta la carriera dilettantistica fino all'Olimpiadi per chi ci riesce ad andare e poi si passa al professionismo. Questo è importantissimo per la formazione di un atleta, perché siamo passati da anni in cui uno si improvvisava atleta di MMA professionistico e anche mettendo a repentaglio la sua incolumità fisica andava a combattere con regole da professionista. Invece oggi c'è una progressione dal punto di vista tecnico a livello agonistico, quindi partiamo con i minorenni che fanno combattimento senza colpi alla testa, poi i maggiorenni iniziano con un regolamento col caschetto, con la barra protettiva, poi si tolgono il caschetto e passano a fare le gare sia in Italia che all'estero senza caschetto, e poi chi vuole passa al professionismo, che è una carriera ovviamente aperta, che dà ovviamente grandi opportunità. Oggi tantissimi atleti di altri sport anche di combattimento si buttano nell'MMA perché è una disciplina che dà ovviamente la possibilità di guadagnare bene, insomma. E poi anche nell'immaginario dei ragazzi sei quello che sa fare più cose, cioè sì, come hai detto tu, chi è più forte tra questo e questo, chi è più forte tra quello e quello, è più forte l'atleta MMA perché annovera in sì, sé tutte le tecniche di tutti gli sport, esatto, nel profilo più completo. Poi ovvio che è difficile che uno abbia un profilo completo, tanto bravo in piedi, tanto bravo a terra, tutti tanto bravo coi pugni. Tutti sono specializzati più chi meno in qualche branca, diciamo, del combattimento, no? Dell'arte del combattere, perché l'arte del combattere è talmente varia. Possiamo immaginare, quando siamo in piedi possiamo sia colpire che lottare, a terra possiamo sia colpire che lottare, poi c'è una posizione a terra sotto e una posizione a terra sopra, e quello qua anche cambia, c'è chi è specialista a combattere da sopra e chi invece schiena a terra. Quindi è uno sport, come ha detto prima Alessio, che per me è bellissimo perché dà la possibilità a tutti di esprimersi liberamente, di sfogarsi, sempre nel rispetto delle regole dell'avversario. Ricordiamoci sempre, mi riferisco anche a fatti di cronaca nera purtroppo che danno una brutta immagine dei nostri sport, perché può capitare che qualche delinquente ha fatto nella vita un po' di pugilato, un po' di karate, un po' di MMA. Allora da là tutta la stampa, tutti i media, quindi è colpa dello sport. No, come ho detto in un'intervista che mi hanno fatto quando quel povero ragazzo Willy a Colleferro è stato ucciso da quei due bastardi, no? Io dico dei bastardi perché è una cosa che è disumana. Prendersela con un ragazzo pure gracile, a me è sembrata dalle foto, sì, che ho visto. Sì, molto più, esatto, leggero. Esatto, in branco poi, non uno contro uno, quindi è una cosa proprio da bastardi. Il fatto che questi facevano sport di combattimento a me è in particolare. Ma io dico, nella vita di un delinquente che spaccia la droga, fa le prepotenze, fa le estorsioni, il fatto che un'ora al giorno va in palestra a allenarsi, è la cosa più sana che fa nella sua vita, no? Orribile di delinquente. Quindi ben vengano gli sport che tolgono i nostri giovani dalla strada, ma il fatto che gli sport di combattimento, come è stato per tanti anni il pugilato, hanno una funzione sociale, non è che me lo sono inventato io o te, cioè lo dicono tutti, lo dicono i psicologi, lo dicono gli educatori, insomma, no? In una borgata, in un quartiere un po', diciamo, a rischio, apri una palestra di pugilato di MMA, quanti giovani rieduchi e togli dalla strada? Io dico sempre questo, anche se fosse un solo giovane, è un giovane in meno sulla strada, è un giovane in meno proiettato nella criminalità, nel carcere, certo, in un ambiente di questo tipo. Che poi l'altra cosa che molti non dicono, non è che magari certe persone sono diventati criminali perché hanno fatto gli sport a combattimento, al contrario, hanno usato gli sport a combattimento per legittimare la loro presenza su strada, perché è un classico, loro vanno a fare 4, 5, 10 lezioni, qualche combattimento in posti sperduti e poi dicono quello è un campione di box, quello è un campione di MMA, quello è un campione di qualsiasi altro sport, per legittimare il fatto che loro siano violenti e che incutano ancora più timore per strada, certo. Cioè loro sfruttano il nome degli sport a combattimento per darsi una posizione ancora migliore tono, certo, nell'ambiente criminale. Certo, ma non ha nulla a che vedere, insomma. Io mi ricordo, ho fatto pugilato quando ero ragazzino, come il maestro di pugilato era molto duro nei confronti dei delinquenti che arrivavano in palestra, no? Gli faceva il classico discorso del maestro anziano, diceva tu fuori dalla palestra puoi fare quello che vuoi, in palestra ci sono queste regole, sono io che comando e tu devi rispettare queste regole, se no te ne vai. Quindi gli dai già a persone diseducate a rispettare le regole, a rispettare gli altri, in un contesto del genere vengono educati. Che anche se vengono rispettate solo in palestra, è già comunicare delle regole a delle persone, che certo, è molto importante, perché se io non ho mai avuto regole e devo impararle è quasi impossibile. Se la palestra in quelle due ore al giorno, certo, in quell'ora al giorno mi fa comportare come una persona civile, già è un passo avanti. Certo. Io e te, Simone, veniamo da una generazione dove ancora c'era la parrocchia, anche il partito politico, la famiglia, la scuola. Oggi queste istituzioni stanno tutte in crisi. Quanti sono i genitori separati? La maggioranza, le parrocchie non esistono più. Chi li educa i nostri giovani?
i social media, esatto. Ormai quindi, è quello. Per fortuna che c'è gente come Simone, che gente, insomma, io cerca di portare qualche apprezzato contenuto. In passato ti ho fatto i complimenti perché tu porti dei messaggi buoni, insomma, educhi i nostri giovani, questa è una cosa molto importante, secondo me. In Italia qual è la situazione dell'MMA? Nel senso, è uno sport che come hai detto tu non è riconosciuto dal CONI, e che cosa significa questo? In Italia siamo un paese libero, ovviamente, chiunque può inventarsi uno sport e fare quello che crede, insomma, quindi non è che sono illegali l'MMA. Sono legali, non sono riconosciute dal CONI, che significa che l'MMA, per poter esistere e per poter operare, insomma, le società sportive che praticano l'MMA, hanno bisogno di una copertura istituzionale all'interno del CONI. Noi siamo stati per tanti anni sotto l'egida della FILCAM, la Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate e Arti Marziali. Ora siamo passati, dal 1 gennaio del 2022 di quest'anno, siamo passati sotto l'egida della Federcombat, quindi noi ora svilupperemo nei prossimi anni l'MMA all'interno della Federcombat, che, come ho detto prima, è la federazione di sport di combattimento riconosciuta dal CONI. All'interno di Federcombat c'è un settore che si chiama shootbox, è uno sport che in pratica sarebbero l'MMA in Italia, si sono sempre chiamate shootbox prima, diciamo, che arrivasse dall'estero quest'onda dell'MMA, sperando che si sblocchi la situazione a livello internazionale, che lo sport venga riconosciuto a livello internazionale, quindi l'IMAF, la federazione internazionale, venga riconosciuta dagli organismi sportivi internazionali, e a cascata, immediatamente dopo, appena l'MMA verranno riconosciuti a livello internazionale, saranno riconosciuti in Italia dal CONI. Siamo sotto la tutela di una federazione molto importante che ci vuole bene, insomma, ho ottimi rapporti col presidente di Federcombat, che ringrazio, che è Donato Milano. Più che altro, Simone, sai che c'è uno sport che sta andando talmente tanto, ci occupiamo di MMA dal 2010, no? Sono passati 12 anni. In 12 anni abbiamo visto una crescita incredibile di società. Sì, prima era proprio di nicchia. Esatto, si faceva in due palestre. Noi l'ultimo campione italiano che abbiamo fatto l'11 giugno a Roma al Pala Torrino, ci abbiamo avuto 360 atleti in gara, che, come si dice a Roma, è tanta roba. Eh sì, no? Pure per farli combattere tutti. Esatto. Con tre gabbie regolamentari in un palazzetto, tre gabbie e due tatami, quindi tanti atleti, tanta gente, tanto pubblico. È uno sport sicuramente molto molto spettacolare. Come lo facciamo noi? Cerchiamo sempre di tutelare al massimo gli atleti. Se vediamo le statistiche, lo sport in cui ci sono più infortuni è il rugby. Ah, beh, sì. Il rugby, beh, ma pure il calcio c'è una quantità di infortuni, esatto, enorme. Sì, però il rugby ancora di più. Quindi il rugby, che è uno sport che a me piace, non sto parlando male del rugby, è uno sport molto formativo anche, ma sto dicendo, nessuno si è mai permesso di dire che il rugby è pericoloso. Cioè, le MMA sono meno pericoloso, io parlo pericolose a livello di infortuni, rispetto al rugby. I traumi cranici ce ne stanno molti più nel pugilato che nell'MMA. I KO sono più frequenti nel pugilato che nell'MMA. Parlo di professionismo, poi, ovviamente. La nomea che si sono fatti l'MMA nel mondo, della gabbia, del combattimento a terra, se uno inizia a praticarle e inizia a capire che cosa sono, si rende conto che non è vero quello che dicono i media un po' generalisti, che puntano il dito contro uno sport che è bellissimo. Non è che non ci sono regole, ci sono tantissime regole. Esiste anche la resa, che, per esempio, esatto, con la classica presa, se tu non batti, esatto, potresti svenire, potresti anche farti male, esatto. Perciò esiste anche un livello intermedio dove non serve per forza, cioè c'è l'arbitro che verifica tutto quanto, che tu non ti faccia male o non finisca in una situazione in cui non puoi arrenderti, ma ci sei tu che a un certo punto ti puoi arrendere, certo. Ed è molto frequente arrendersi magari dopo una sottomissione, dopo una presa, e questo fa capire che anche una persona comune può fare una persona un po' più forte, tanto a un certo punto batte, dice, certo, fermo, io sono arrivato al mio massimo. Questo che stai dicendo è proprio per far capire al grande pubblico la differenza. Uno sport di puro striking, si chiama, cioè di puri colpi, in cui si può solo colpire con pugni e calci, ginocchiate, gomitate, quello che, insomma, è più pericoloso. Nell'MMA, essendoci anche la fase di lotta, di corpo a corpo, in cui si pensa più a dominare l'avversario dal punto di vista fisico e tecnico e a costringerlo alla resa con una leva o uno strangolamento, la conseguenza è che si prendono meno colpi rispetto a uno sport di puro striking, come può essere la kickboxing, il pugilato, perché MMA ci diamo qualche pugno, qualche calcio, poi il clinch, cioè la fase di corpo a corpo, si casca per terra, e a terra c'è tutta quella fase di tecniche di Brazilian Jiu-Jitsu, di grappling, di lotta libera, di greco-romana, in cui si prendono meno colpi. E c'è questa cosa che dici te, che è la resa, cioè se io ti strangolo, applico uno strangolamento, una tecnica di strangolamento, una leva, un'articolazione, e tu percepisci che ti stai facendo del male, o stai svenendo con lo strangolamento, o comunque stai rischiando di farti veramente del male perché ti posso rompere un'articolazione, tu fai così con la mano. È finito l'incontro. È finito.
senza nessun danno, non ci sono solo colpi, ci sono meno colpi rispetto al kickboxing e al pugilato. Le discipline che compongono MMA, se vogliamo proprio sintetizzare, quali sono principalmente? Sono il pugilato, la muay thai e la kickboxing per quanto riguarda i colpi, no? Poi per quanto riguarda la lotta abbiamo tecniche di lotta libera e lotta greco-romana in piedi. Per quanto riguarda invece il combattimento a terra, tecniche di Brazilian Jiu-Jitsu senza kimono e grappling. Poi qual è la specificità delle MMA che non c'è in nessun altro stile di combattimento? Il ground and pound, cioè il fatto che siamo a terra ti possa anche dare colpire quando stai a terra, però sempre sotto l'attenta osservazione dell'arbitro, ovviamente, quando il quale può interrompere, non sei più in condizione di difendersi in maniera intelligente, questo dice il regolamento. Quello che sta sotto prende un colpo, l'arbitro vede che non è capace più di difendersi in maniera intelligente e blocca l'incontro. Questo a 14-15 anni loro non sanno che cos'è la boxe, la kickboxing, il judo, la lotta, no? Non sanno nulla, kickboxing. Sono nuovi. Arrivano, tu gli insegni a tirare due colpi, due calci, un po' di lotta, un po' di strangolamenti. Quelli dopo un mese, un paio di mesi che stanno in palestra dicono: maestro, io ho capito che mi piace più la lotta. E uno li indirizza a fare la lotta, oppure mi piace più fare solo pugilato, e vanno a fare il pugilato. Cioè le MMA fanno conoscere tutto l'universo delle tecniche e dei colpi che si possono utilizzare in un combattimento. E poi uno prende la sua strada, se gli piace continuare a fare un combattimento totale, continua l'MMA. Se invece si innamora di un settore dell'MMA, va ad approfondire quello sport specifico, insomma. Tutti sognano, quelli che praticano MMA a livello agonistico, di andare all'UFC, di guadagnarsi, insomma, da vivere facendo e praticando questo sport, però non è assolutamente facile. C'è una concorrenza spietata, poi a livello internazionale devo dire ci sono paesi che stanno un po' più avanti di noi, come negli altri sport di combattimento. Moltissimi, se uno vede comunque i più forti del mondo dell'UFC, tantissimi sono americani, russi e brasiliani, sono, diciamo, prevalenza ai grandi campioni. Come ci sono riusciti Alessio e Marvin andare all'UFC, io spero in futuro, insomma, bisogna essere realisti. C'è la possibilità di guadagnare tanto, di diventare dei grandi campioni, guadagnarsi da vivere praticando lo sport, però è difficile, questo sicuramente, come in tutti i sport di combattimento. Assolutamente, esatto. Ma anche come chi vuole fare il cantante, l'attore, esatto, eccetera, esatto. Cioè è normale che sia così. I genitori, no? Sì. Tu magari insegnando anche, comunque seguendo poi la federazione, avrai notato che magari i genitori hanno un pochettino una gabbia mentale su questa, sì, cosa. C'è una gabbia, della gabbia. C'è una gabbia mentale. Io ormai sono anni che accolgo sia in palestra che sia alle nostre gare. Parlo con genitori di ragazzi anche molto giovani, di 13 anni, 14 anni, che sono molto preoccupati. Cioè arrivano in palestra, arrivano in gara: ah, presidente, io sono preoccupato per mio figlio che vuole fare questo sport, ma questo è violento, si fa male. Io dico: signora, in palestra, dico, si metta qua con la sedia, guarda un nostro allenamento, dopodiché tutti i timori spariscono. In gara vengono e si divertono alla fine. Cioè all'inizio c'è, perché la gabbia fa impressione, ma come ha detto prima Alessio, come ormai penso che hanno capito tutti, la gabbia, e lo ribadisco e lo sottolineo, serve a tutelare gli atleti. Immagine di combattimento cruento, ma serve a tutelare gli atleti. Quante volte noi vediamo, mi ricordo quando siamo ragazzini, noi vediamo i match di Marvin Hagler, di Rashikor Leonard, no? Questi della nostra generazione, di Duran, questi si ammazzavano di botte, ma match fatti testa a testa per 15 round a massacrarsi, no? E quindi la gente, cioè, lo vede, vedeva mia nonna, lo vedeva mia zia, perché è sdoganato. Il sangue non è conseguenza di un infortunio grave, assolutamente no. Può essere un taglietto da cui esce in maniera copiosa sangue e uno pensa: oddio, quello sta per morire. No, è una stupidaggine. Fa molto più male magari un danno interno che non si vede, come stavamo dicendo prima, un ematoma al cervello. Io ti do un calcio alla testa, un pugno alla testa, che ti comporta un ematoma al cervello invisibile. Tu vai a casa, vai a dormire e non ti svegli più, lo sai, no? I pugili, certo. È successo questo. Quindi infatti dico, quando c'entra un cranico, di non addormentarti, no? Ti metto sempre dalla parte di chi non pratica questi sport e rimane impressionato. Cruento sì, cioè duro, ma non violento, perché la violenza, come ha detto pure prima Alessio, è una prevaricazione di un uomo su un altro. Cioè io ti costringo a fare un qualcosa che tu non vuoi fare. Qua invece lì c'è proprio la parità. In diritto stesso, si chiama il consenso, peso, della stessa diritto, capacità, no? Due persone consensualmente decidono di combattere con certe regole, in maniera cavalleresca, tra virgolette, perché ci sono delle regole da rispettare. Quindi tu che fai? Combatti all'interno di queste regole. Sempre uno contro uno, due persone dello stesso livello, dello stesso peso, della stessa abilità, cosa che invece per strada non, certo, avviene. Persone più grandi che in 4, 5, 10 iniziano a colpire una persona magari in difesa che non voleva, certo, nemmeno combattere. Certo. C'è gente che si diverte, che ne so, andare a guardare la partita, esatto, di calcio, c'è gente che si diverte andare al concerto, esatto, c'è gente che va a teatro, c'è gente che gli piace andare a vedere i combattimenti o anche
combatto. Negli sport di combattimento ci sta un'etica e delle regole ferree che vengono rispettate da tutti, cosa che nel calcio io non vedo. Io vedo genitori di ragazzini che fanno a botte sugli spalti o genitori di ragazzini che bestemmiano e picchiano gli arbitri, cioè cose allucinanti, no? Tutti gli sport di combattimento rafforzano la volontà dei nostri giovani, perché sono sport duri. Perché nel momento in cui tu dovresti rinunciare, perché è il momento in cui invece tiri fuori energia, fiato, resistenza e continui ad andare. Simone, immagina che tu fai la maratona, i 5 km di corsa, una gara di nuoto o una gara di qualsiasi sport a livello atletico, e c'hai uno che mentre stai a fare la gara ti dai cazzotti. E questo è il nostro sport. Il nostro sport di combattimento è fatica, mentre c'è un altro che ti colpisce. Quindi deve avere una volontà ferrea. Ma infatti lo distingo tra sport di gruppo e individuali. Intanto se è individuale sei solo tu, certo. E poi la differenza con uno sport individuale tipo il tennis è che se io a un certo punto manco la palla non mi succede niente, certo. Se io invece manco la guardia mi prendo un cazzotto, certo. Oppure prendo uno strangolamento, certo. Allora quello ti motiva ancora di più. Ah, cavolo, ma questo mi mena. E allora tiro fuori più energia, più astuzia. E se io magari fumo e ho notato che è stata la sigaretta che mi ha ridotto la capacità polmonare, certo. È la volta che io dopo smetto, certo. Di fumare, perché ho passione e perché voglio combattere al meglio delle mie possibilità. Ma questo lo dicevano anche gli antichi greci, cioè l'essere umano da quando esiste su questa terra, tutti i popoli, anche più evoluti come i greci, no? Come i romani, insomma i romani hanno portato il diritto in tutto il mondo, i greci hanno inventato la matematica, cioè stiamo parlando di popoli molto evoluti, c'erano delle forme di combattimento, c'erano il pugilato, c'erano il pancrazio che sono le antiche MMA, cioè è sempre stato visto lo sport di combattimento come un qualcosa che migliora l'essere umano dal punto di vista caratteriale, etico e fisico. Quindi non capisco perché nel 2022 c'è qualche solone che sta alza in piedi e dice: ah no, bisogna abolire sport di combattimento. Ma che ne sai? Ma non sa manco che so. Ma vieni in palestra, e ma quanto, prova. Come hai detto tu, quanto è lunga la tradizione degli sport a combattimento. No, una cosa incredibile. Questi ragazzetti che a 15 anni, 16 anni, hanno questo fuoco dentro, no? Quando stanno nella adolescenza. Glielo devi far sfogare. Lo devi far sfogare, mandali in palestra. Sennò che fanno? Come si sfogano? Vanno a fare le pinne qua a moto in mezzo alla strada, fanno, diciamo, le ragazzate da giovani, rischiano pure di farsi male. Certo. Invece metti in un ambiente sano, sportivo, con un maestro e seguiti, bravo. E seguiti, esattamente. Capito? Intanto abbiamo cercato di spiegarvi in grandi linee, in maniera molto semplice, cosa sono le MMA, cosa si fa nelle MMA, come sono in Italia, eccetera. Poi se voi avete delle domande, scrivetele nei commenti. Scrivete: vabbè, ma io volevo sapere questo, questo o quest'altro. Basta scriverlo e cercheremo poi di dare delle risposte. Cercheremo poi, se fosse necessario, di portare magari un approfondimento, se ci saranno delle domande, certo, particolari. Noi vi salutiamo e ci vediamo alla prossima. Grazie. Ciao ragazzi. Grazie.